a Messina, dove è cominciato il maxi processo alla mafia dei Nebrodi. Alla sbarra c'è la cosiddetta mafia dei Pascoli. È iniziato questa mattina nell'aula bunker di Messina il maxi processo che vede imputate 97 persone tra boss, insospettabili professionisti e gregari del clan dei Tortoriciani. In 9 hanno scelto il rito abbreviato e verranno giudicati separatamente, mentre le parti civili costituite sinora sono 26. Il procedimento nasce da un'inchiesta della DDA di Messina guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha decapitato la mafia dei Nebrodi e ha scoperto una truffa milionaria all'Unione Europea che ha portato nelle casse dei clan milioni di euro di fondi. In aula anche Giuseppe Antoci, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, che con il suo protocollo di legalità, poi divenuto legge, ha messo i bastoni tra le ruote ai clan nebroidei, tanto che fu vittima anche di un attentato. Questa è una giornata importante. Questa attività ha dimostrato come la mafia è mutata. La mafia dei Pascoli, arcaica, dalla quale sono arrivati i capi più efferati di Cosa Nostra, Riina, Provenzano, che muta a poco muta pelle e capisce che non è più opportuno e necessario fare le rapine, chiedere il pizzo. Basta buttarsi dentro un affare miliardario che era quello dei fondi europei per l'agricoltura. Noi col protocollo di legalità, che poi è diventato legge dello Stato il 27 settembre 2017, abbiamo squarciato un velo in una cosa, che era la protagonista, è stata la protagonista di tutti questi anni, è stato il silenzio. Quel silenzio dove dentro ci sono paure, dove dentro, come dimostra questo maxi processo, ci sono connivenze di colletti bianchi, una vicenda che dal silenzio è passato alla grido di speranza di un territorio che è stato per anni sottomesso, devastato e tenuto in ostaggio. L'accusa in aula, rappresentata dall'aggiunto Vito Di Giorgio e dai PM Fabrizio Monaco, Francesco Massara e Antonio Carchietti, ha scoperto come gli storici clan di Tortorici, Batanesi e di Bontempo Scavo, invece di farsi la guerra, si sono alleati spartendosi virtualmente gli appezzamenti di terreno in Sicilia ed anche fuori dalla regione, necessari per le richieste di sovvenzioni. Nell'aula bunker presenti anche esponenti della Commissione Antimafia nazionale e regionale.